Tu ce l'hai un sogno? Io avevo un sogno. Una cosa fantastica, bellissima. Qual è il tuo sogno? Talmente bella che, appunto, non esiste. E scommetto che, siccome non esiste, Scusate, amici. secondo te resterà sempre un sogno proprio perché è impossibile da realizzare? Io non canto. Sai, c'era un uomo che la pensava così. Il padre di Gesù, San Giuseppe. Pensa che il suo sogno era sposare Maria, questa brava e giovane ragazza che però un giorno l'ha messo in crisi, perché si è presentata incinta e lui manco l'aveva sfiorata. Allora qui il sogno di Giuseppe si infrange. Perché che razza di matrimonio deve vivere quest'uomo con una donna che ha un figlio che non è manco il suo? Hai presente quel momento quando d'un tratto la vita ti appare tutta sbagliata? Quell'evento che a un certo punto ti fa dire: Io nella vita ho sbagliato tutto. Eh già. Ho sbagliato uomo, ho sbagliato lavoro, ho sbagliato casa. Eccetera, eccetera. E forse ho sbagliato pure a fare dei figli. Oh, e noi che facciamo? Esattamente come Giuseppe, preciso spiccicato. Cioè, Maria, devo tagliare. Però le voglio bene. E però la legge parla chiaro. Però cavolo, già mi manca. E alla fine, come Giuseppe, scegliamo la via di mezzo. Vabbè, me la tengo, ma a distanza. Una scelta che non è né carne e né pesce. Quelle solite scelte mediocri che facciamo perché non abbiamo il coraggio di essere radicali. La radicalità. Cosa renderà radicale Giuseppe? Un sogno. L'angelo in sogno ha parlato anche a me, sai. E che è un sogno? È una cosa alta, bella, grande. Quella in cui non riusciamo a credere. Infatti l'angelo nel sonno non gli dirà semplicemente prendi con te Maria e fine della storia. No, no, gli dirà prendi con te Maria perché c'è una cosa grande dentro di lei. In altre parole, qui la scelta non è se prendere o non prendere una persona, ma se credere o non credere nell'opera di Dio. Cioè credere o non credere in un sogno. E purtroppo troppa gente ha smesso di credere nei sogni di Dio. Giuseppe si alzerà e prenderà non semplicemente la mano di Maria, ma prenderà in mano il suo sogno, ciò per cui veramente vive. Ed è quello che auguro anche a te per questo Natale. Prendi in mano il tuo sogno.